Ci troviamo a Monte Catini Terme al comando della Polizia Municipale, altrimenti ci sparano in effetti oggi. Vedo che qui siamo ben armati, Sì, non siamo questo, armati. armati. Siamo insieme a Raffaele Totaro. E che ci fa Raffaele Totaro qui a Monte Catini? Una bella domanda, me lo sto chiedendo anch'io. No, in realtà cosa ci facciamo? Stiamo girando la prima puntata della serie Due Sbirri per caso. Quindi siamo qui per questo, ecco. Una fiction. Una fiction che parte oggi con il primo episodio e che poi dovrebbe avere il suo seguito che si svilupperà appunto in futuro. Il tuo ruolo nella fiction? Il mio ruolo si vede, sono Thomas Milian, che non si vede, no? Ah no, in realtà sono Martino Tristano, sono uno dei poliziotti protagonisti appunto della serie. Vivo in questa città da anni, pur essendo di origine romana, e incontro il mio nuovo collega con il quale, che poi è Massimo Di Stefano, con il quale vivrò una serie d'avventure. In mezzo a me e a lui ci sono tanti altri personaggi, c'è il commissario che è Nichi Giustini, c'è il nostro collega poliziotto che è Gianluca Magni, poi c'è il nostro questore che è Gianni Giannini e un'altra serie appunto di attori che compongono il cast. Cast numeroso, come appunto vediamo anche dalla vostra pagina web, appunto basta cercare su Google Due Sbirri per caso e viene fuori immediatamente tra i primi rank di ricerca, giusto? Esatto. E quindi la trama, diciamo, parte, diciamo, è incentrata sull'incontro fra questi due sbirri. E appunto due sbirri per caso, quindi il doppio gioco di parole, per caso perché loro alla fine si incontrano per caso e caso perché risolvono un caso, quindi torna alla fine praticamente tutto e in mezzo appunto ci sono tanti vari personaggi, cattivi, meno cattivi, colleghi più o meno simpatici, più o meno antipatici e quindi il tutto finisce nel calderone, insomma, della commedia e dell'azione che poi, diciamo, sono le due caratteristiche principali della serie. Ingresso Magni, Chuck 29. Commissario, per questa pratica. Ma guarda un po' che bella coppia. Chi siete, Bonnie e Gianluca Magni, Ciao. anche tu qui. Ciao. Anch'io qua, sì. Noi riconosciamo Gianluca Magni perché ha fatto diverse presenze in ambito cinematografico, televisivo, giusto? Puoi Giusto. citarne qualcuna? La terza serie del Bello delle Donne, Incantesimo, un tè con Mussolini e Zeffirelli, 145 di Brass, insomma. Ha detto nulla. Ed è qui a comporre il cast di Due Sbirri per caso. Sì, perché ho conosciuto Raffaele Totaro l'altro anno su una sitcom, siamo rimasti amici e poi mi hanno proposto un ruolo in questa cosa che è molto carina, fa vedere l'aspetto grottesco della polizia, io invece interpreto un poliziotto serio, un vero poliziotto, insomma, come si suol dire, che interpreta un po' il ruolo dell'ispettore Callaghan, che diversifica da questi due poliziotti un po' così alla Carlona, come si suol dire. No, sai perché sto ridendo, no? Perché io quando sono entrato qua dentro, qui nelle stanze appunto della Polizia Municipale, sono entrato in questa stanza e la prima cosa che ho visto è praticamente sono stato guardato un po' sorto, no? In modo serio, sia da lui che da un'altra persona che è in questa stanza e non so se posso inquadrarla eventualmente. E ho detto, ma accanto c'era anche un'altra stanza per l'appunto dove già stavano facendo delle lavorazioni. E ho detto, ma c'è una parte seria e una parte un po' meno, perché era proprio calato nel personaggio ed era proprio serio, serissimo. Sono il poliziotto serio di Due Sbirri per caso. Posso dire che sono. Sì. Tagliati i capelli che è meglio. E vedi di fare il poliziotto una volta tanto. Quanto a te, Nerumino, spero di sentire il tuo nuovo collega. Piacere. Aspetta, direi che sia un piacere. Commissario? Serie, sì, che litiga con questi due un po', diciamo così, Alla buona. che lavorano un po' così. Alla Thomas Milian, come Sì, diceva la Thomas appunto. Milian, sì. Infatti avete visto Totaro, no? Nelle vesti del vecchio Thomas Milian quando interpretava Ermon Nezza. Caventicello, ma avete Vedremo come se la Castellani, no? Più o caverà, meno mi sì, immagino come personaggio, col io la dialetto romano. caratterizzo. Quindi sarà ambientato su un ambito romano la Sì, fiction. ricalca un po', diciamo, un po' una sorta di parodia degli anni 70-80, questa serie televisiva, una cosa carina che, beh, speriamo abbia fortuna per tutti noi.
Me l'auguro, ce lo auguriamo, sia per Montecatini Terme che per voi, che ci mettete tempo, passione e anche pazienza, immagino. Molta. Noi ne stiamo già abbondantemente abusando. Grazie. Ciao. Silenzio, azione! Sapete chi è, vero? Direi proprio di sì. Sapete la mia foto segnaletica? Sapete chi sono, ma no. Appena tu sei entrato ti hanno riconosciuto. Ripresentami qua, sono anche armato. Allora è bene tenerselo buono, ecco. È tutta finta, tutta roba finta, tutta roba finta. Abbiamo il grande Nichi Giustini. Ora, grande e grosso grande. Nichi Giustini. Siamo due però, da quel lato. Ma chi c'entra nell'inquadratura? Ha detto di sì. Chiedendo, no, ha detto di sì, ha detto di sì. Allora come va? Tutto bene? Sì, sì, si campa. Come mai siamo venuti oggi qui a trovarci a noi? Ma hanno detto che stanno girando una fiction, può essere? Sì, però è una cosa molto, è una cosa ancora, capito, embrionale, quindi ancora un po' nascosta. Come hai fatto a scovarci? Chi te l'ha detto? Voce di popolo, voce di Facebook. Te l'hanno detto i due sbirri per caso. Preciso. Sono quei due sbirri per caso, che io li comando, che io sono il commissario. Cioè non è che sono qui uno per caso, io sono qui, sono il commissario, sono quello che comanda tutto, capito? E mi garba anche mangiare bomboloni, hanno trovato un personaggio, il physique du rôle, cioè uno che cercavano uno che mangiasse bomboloni e queste cose qui. Ora passa la gente, ma noi, prego, prego, buongiorno, buongiorno, no, questo è vero o questo è falso? Perché qui siamo, ci hanno prestato il grande comando dei vigili urbani, una volta si chiamavano vigili urbani, polizia municipale di Montecatini, qui ci hanno dato, sembra una caserma vera perché è una caserma vera, capito? E quindi questo è molto importante per noi. Sì. E il tuo ruolo quindi fa il commissario? Sono il commissario, quello che comanda, un po' pasticcione, perché mi garba un po' sta a giocare alla Wii mentre vengono, capito, invece di guardare i casi. Però ecco, non sono solo io pasticcione qua dentro, sono tutti pasticcioni qua dentro, con una caserma di poliziotti un po' imbranati. Sarà anche quindi una cosa divertente, giusto? No, deve essere divertente, se no. Comunque vedi, i ragazzi sono molto motivati. Una fiction comedy praticamente. Questa è la puntata O, la puntata zero. La puntata zero, quindi non si sa se sarà la prima puntata dell'eventuale web. Però oggi mi ha fatto molto piacere che tu sia stato. E lo spinone. Lo spinone, infatti. Lo spinone. Lo spinone passa. Da mangiare ora dopo. Sì, è vero, lo spinone per vedere se si fa. Noi si investe su noi stessi, giustamente. È quello che fa il pasticcere, fa le paste e poi bisogna se le vende. Prima bisogna farle. Ciao, ciao belle, ciao. Perché qua io ho abitato tantissimo qui a Monsummano Terme, eccetera, eccetera. Quindi qua conosco un po' tutti, soprattutto anche i vigili e le vigilesse, che sono anche le più belle d'Italia, tra l'altro. Questo l'ho fatto perché, capito? Mi hanno scambene, mi hanno scambene. Insomma, visto che mi ha conosciuto. Via adesso, e mi raccomando Piacenza, le mani in tasca, se no si va a dirigere il traffico. Tristano, la responsabilità è tua. Sempre qui, a comando della Polizia Municipale, con Massimo Di Stefano, ideatore della serie, nonché tante altre cose. Sì, sono coautore insieme a Raffaele Totaro di quest'idea, di questo progetto che è nato un po' di tempo fa, ormai a luglio più o meno del 2012. È un progetto in cui crediamo, stiamo per realizzare la puntata pilota e poi abbiamo già anche dei soggetti pronti per il continuo della serie. Insomma, vediamo dove si va. Abbiamo un bel cast artistico, abbiamo delle belle location, gireremo a Montecatini Terme sia internamente che esternamente. Insomma, vediamo se si porta a livello nazionale questo progetto, questa esperienza. Certo. Sì. Azione. Come sta? Ho fatto chiamare? Sì, voglio presentarti il tuo nuovo collega, l'ispettore Rocco Piacenza, della Ligos di Napoli. Ah, vedi che bel pezzo di manzo, Piacenza, ok. Il cast l'ho visto, sono eccezionali, delle persone veramente alla mano, peraltro, nonostante qualcuno sia, diciamo, abbia un blasone, un'esperienza notevole in campo lavorativo, sono tutte persone molto alla mano. Nichi Giustini per primo ormai è sulla cresta dell'onda da 25 anni, insomma, fra cabaret e comunque anche come attore, ma anche lo stesso Gianluca Magni è comunque sia un attore ormai di esperienza pure affermata.
insomma, io e Raffaele ci impegniamo e anche noi abbiamo, diciamo, un po' di esperienza, insomma, però ecco, diciamo che noi quello che abbiamo messo insieme e costruito dall'idea alla messa in opera della cosa, per noi come partenza è azzeccata. Ora poi ci rimetteremo al giudizio della critica quando sarà pronto il lavoro. Beh, giusto. Okay. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Avanti, avanti. Permesso, commissario? Sì, sovrintendente, per favore, veloce perché c'ho da fare. Veloce, cosa c'è? Dica. C'è l'ispettore Rocco Piacenza dalla questura di Napoli. Beh. Allora, risiamo qui perché lavoravamo al piano di sopra, ma ci hanno cacciato perché stanno girando per l'appunto nella sala accanto con Eleonora Lari. E ti stavo chiedendo appunto come ci sei finita nella fiction Due sbirri per casa. Allora, conosco comunque sia la maggior parte degli interpreti con cui ho lavorato diverse volte, voi Gianni Giannini, Niki Giustini, Federico Castellani, Massimo Di Stefano. E quindi niente, comunque ho affrontato un provino, sono stata scelta per interpretare il ruolo di Marta Pino, l'agente, e ne vedrete delle belle perché comunque ci sarà un arresto, anche comunque un ruolo abbastanza attivo nella serie, e niente, una bella esperienza comunque. Mi immagino, infatti ora prima o poi ci arrestano anche noi, l'arresto forse lo vedrete prima del previsto. Comunque ho visto che c'è un bel feeling tra di voi come personaggi, cioè, anche come amicizia, vedo insomma, che il cast gira bene, mi sembra. Sì, perché comunque abbiamo collaborato in altre situazioni, quindi ci conosciamo, c'è un bel feeling, una gran sintonia. Sì, te hai fatto anche altre cose, giusto, oltre a questo, ce le vuoi ricordare? Sì, io sono principalmente una cantante. Ho partecipato come finalista al Festival di Castrocaro su Rai 1, ho fatto il 7 Star Tour, che è il tour dei ragazzi di Amici, dove ballo e canto con le coreografie di Marco Garofalo, e altre esperienze come presentatrice anche con lo stesso Niki Giustini, e varie esperienze comunque oltre alla recitazione. Bene, e adesso ti vedremo anche impegnata nella fiction. Grazie. Grazie a voi. E non da solo. Stalle! Dica, commissario. Questo è il sovrintendente, Stalle. Piacere, allora è lei il sovrintendente. Cinzia Stalle. Piacere. Ci troviamo con Jessica Favilli, attrice nella fiction Due sbirri per caso. Salve, sì, stiamo girando adesso alcune scene della puntata pilota della fiction Due sbirri per caso, è molto bello perché c'è un'atmosfera molto rilassata, anche se il lavoro è molto sodo e duro. Infatti ho visto molti shock, molte riprese, primi piani, tutto, e da stamani molto presto che siamo qua a lavorare, quindi ci diamo da fare, diciamo. Vedo comunque che ti sei trovata bene. Sì, perché sono tutti molto gentili, l'atmosfera, appunto, mi dicevo un secondo fa, anche se il lavoro è tosto, cerchiamo di divertirci comunque. Bene, ti auguriamo un buon lavoro. Grazie. E un bocca al lupo per tutta la fiction. Grazie. Alessio Biagioni con noi, sempre per Due sbirri per caso, sempre dalla Polizia Municipale di Monte Cattini Terme, che è diventato oggi il set di Due sbirri per caso. Ecco a voi il regista. No, diciamo che è diventato un set perché sennò sembra che sia fatto, parcheggiato in diverso di sosta, ci hanno portato un canetto. Quindi non si sa mai, meglio dirlo. Bene, oggi abbiamo finalmente cominciato a girare questa puntata pilota di una fiction che poi verrà proposta, insomma, alle televisioni per vedere se piace il soggetto, se piace questo plot, per poi continuare a fare la serie. Quindi mi hanno dato questo incarico di dirigere questa prima puntata pilota. Io ne sono fiero, ora mi rimbocco le maniche e la dirigo, basta, non c'è altro da dire. E questo è per giù la cosa. E, è un set, vedo, molto allegro, c'è armonia fra tutti, con alcuni è tanto che collaboriamo insieme, quindi ci conosciamo abbastanza bene, e con altri, insomma, vedo che sta nascendo un clima sereno, però
e quindi produrremo qualcosa di buono, spero. Ti ringrazio che hai lasciato il lavoro, che è impegnativo e so che ti ho rubato già anche troppo testi. Comunque è un piacere. Grazie a voi, ciao. Bene, lasciamo il regista e cast al loro lavoro e noi ci congediamo guardando le immagini del promo di Due Sbirri per Caso. Avete fatto amicizia? Certo, ora siamo come la nonna e McCarthy. I Rolling Stones, che belli! Erano i Beatles, cretino!